con il porto di Napoli, perché lì che inizieranno domani le celebrazioni del Giubileo del Mare, e infatti ecco, lo vedete inquadrato, lì per noi c'è anche... E allora siamo in diretta dal porto di Napoli, vedete inquadrato in questo momento appunto le persone che sbarcano da una nave che proviene da Lipari, proprio in questo istante, sono le 7.37, siamo a bordo della CP280, uno dei tanti mezzi della Guardia Costiera Capitaneria di Porto di Napoli. Siamo con l'ammiraglio Domenico Simone, il direttore regionale marittimo, e con Salvatore Lauro, perché insieme tante forze, Salvatore Lauro è un armatore, hanno organizzato con la Curia Civile Politica di Napoli il Giubileo del Mare. Il Giubileo del Mare che parte domani con tante iniziative, ma sono già momenti di preparativi, iniziative legate soprattutto al culto, ma anche alla vita del mare. Salvatore. Sì, soprattutto aprire quest'ultima barriera psicologica che c'è tra la città di Napoli e il posto. Fisicamente le barriere già erano state tolte, ma adesso c'è questa possibilità di utilizzare proprio il porto come momento di prestigio della città, non solo di giorno ma anche di notte, e per dare occupazione ai giovani. Il mare deve essere vissuto come possibilità di occupazione per tanti giovani che possono partecipare, ma anche alla gente che vuole vivere sul mare, così come in città come Barcellona, altre città europee. Allora, ammiraglio, però c'è anche un grande significato di solidarietà. Le vittime del mare saranno ricordate con una manifestazione e una celebrazione molto successiva, perché voi siete gli uomini che vanno tutti i giorni in mare a salvare le vite. Parliamo anche di migranti, ma anche della persone che si avvicinano e lavorano in mare. Proprio così, in particolare in occasione di questo giubileo e durante la messa che il cardinale celebrerà domani, ci sarà la partecipazione di tanti migranti di queste culture multietniche che ormai fanno parte, cominciano a far parte anche della nostra cultura, e noi ne sappiamo qualcosa perché la Guardia Costiera è in prima linea tutti i giorni, come si vedono nelle immagini televisive, per soccorrere queste persone che fuggono dalla fame, dalla carestia, dalla guerra, e quindi conosciamo bene questa realtà e ci siamo molto vicini. Perfetto, e allora ci vedremo più tardi. Fuori in rada c'è ancora la portiera americana Bush, per la quale fa la scorta, naturalmente la sorveglianza, in questo momento la Guardia Costiera di Napoli. A te la linea. Napoli ha un video dedicato al mare, mare come risorsa di riscatto anche per i giovani. Andiamo a vedere con Adriano Albano quali sono appunto le novità previste per questa giornata. Buongiorno Adriano, di nuovo. Sì, siamo sempre sulla CP280 della Capitaneria di Porto di Napoli, siamo Nicola Coccia, il presidente del terminal qui alle nostre spalle, siamo alla stazione marittima che sarà domani sera teatro anche di un evento importante per la città. Sì, domani è una giornata molto importante, anche forse una notte molto importante, è la prima volta in assoluto che ci sarà questa notte bianca, è la prima volta che viene utilizzata la galleria commerciale come utilizzo del waterfront, quindi per noi è un fatto molto positivo. Siamo il primo step di questa iniziativa dell'utilizzo per la città di tutta quest'area. E poi spero quanto prima di poter iniziare nella stazione marittima di creare un museo del mare utilizzando un po' tutti i reperti che sono stati trovati in quest'area. A Mario Rosillo ad esempio. Ecco qui, vediamo che cosa c'è. Questo è un gancio che usavano 40 anni fa e questo è l'ultimo reperto antico. Allora sì, inquadriamo un attimo, Mario, questo è un rampone che viene usato dai portuali per agganciare, sì, per agganciare le merci con le reti, e questa è probabilmente la decorazione di un pregio di un'imbarcazione. Allora questo dovrebbe diventare il cuore di un grande progetto. Siamo anche con gli amici del Comitato Porto Salvo, Comitato Porto Salvo Antonio Variante. Allora domani ci sarà una progettazione con la Madonna in Porto Salvo. Domani c'è una progettazione alle 5 con il cardinale che celebra questa processione che ritorna dopo più di 20 anni, una tradizione religiosa che si propone per i cittadini, per i napoletani, e crediamo che sia una grandissima iniziativa. Alle 17 altre iniziative quali? Allora, avremo una serata con il cardinale che incontrerà tutti i giocatori del mare, quindi ci sarà una serie di incontri e poi si passerà la serata. Salvatore Lauro, allora diciamo anche il lavoro dei giovani. Assolutamente, questa è un'opportunità importante perché uno dei pochi campi in questo momento che attira i giovani è il mondo del lavoro nautico, sia nautica del porto che grandi opportunità sulle navi da crociera e tutto, ma
dà l'opportunità di aprire la stazione marittima anche alla cultura e agli eventi, è un fatto importante per la città. E questo sarà molto importante, diciamo che la città merita una chiesa che è sotto restauro, la chiesa di Porto Salvo è sotto restauro. No, è soggiunta, è la chiesa di Porto Salvo che è stato iniziato un restauro nel 2004 e cercheremo di portarlo a termine nel tempo più breve possibile. Grazie anche al Comitato Porto Salvo, proprio nato ad hoc per questo motivo, e i supporti sia di Lauro per quanto riguarda le cose, ma soprattutto la Curia che ha voluto fortemente questo restauro. Tutte le informazioni le avete su portosalvo.org, che è il comitato che vi dice. Noi chiudiamo con l'ammiraglio Picone. Allora, la città e il mare, un invito a vivere questo giubileo anche per riconciliarsi con questa risorsa di economia per tutti. Assolutamente, Napoli è una città di accoglienza, una città di solidarietà, questo giubileo lo dimostra, lo ha dimostrato e lo dimostrerà, perché in realtà il giubileo non sarà soltanto domani, non domani non finisce tutto, ma è stata una molla potente, una molla che ha motivato tantissime forze buone e sane di questa città a portarsi avanti, a cercare di risorgere, di rinascere e dare sentimenti nuovi di solidarietà per tutti. È una spinta in particolare per i nostri giovani per andare avanti e per cercare sul mare e nel mare quel lavoro e quelle possibilità di rinascere, di risorgere che fino adesso non ci sono state. Tutti appuntamento, Salvatore Laura, a che ora devono venire domani i napoletani? A che ora? Dalle 17.30 in poi fino alla notte bianca e si conclude con i pochi artifici. Naturalmente siamo presenti anche su Facebook e su Twitter. Perfetto, allora la linea può tornare allo studio, vi aspettiamo domani mattina per le prime celebrazioni e poi nel pomeriggio qui nel porto di Napoli. Bene.